Sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni dei luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare sfide difficili, in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza. Siamo appena atterrati in Sud America, nel centro dell'Amazzonia. Come vedete, ogni tanto qualche atterraggio può finire male. In questa puntata vi faremo vedere come si sopravvive in queste foreste. In questi casi bisogna cercarsi subito la prima cosa da mangiare, e questo è il miglior posto perché è pieno di pesci. Ora ho fatto la punta, la userò da lancia e pescherò uno di questi pesci gatti. Finalmente siamo riusciti a prendere il pesce, ci vuole un po' di tempo ma alla fine ce la facciamo. Ora cerchiamo con un po' di fuoco di cuocere questo bel piatto. Dai Beppe, vieni che è pronto! Quando non si ha niente in queste foreste, il miglior modo per accendere il fuoco sono due bastoncini. Si fanno girare velocissimi. Beppe, dai che è pronto! L'altra volta ti ho detto da che parte passiamo, aspetta che lo chiamo. Ora cerchiamo di risalire questa parete per uscire dal fiume, in modo di cercare un posto più sicuro in queste situazioni qua. Bisogna cercare di essere molto cauti perché ogni movimento potrebbe essere fatale da queste distanze altissime. Adesso abbiamo appena scalato la parete, quindi siamo saliti su dal fiume e siamo vicini alla popolazione. In questa puntata spero di avervi insegnato i preliminari per sopravvivere in queste foreste. Ci vediamo alla prossima puntata. Bear Grylls. Asia Crow, andiamo! Sì, la macchina ce l'ho qua vicino! Sono Bear Grylls. Vi mostrerò ciò che serve per uscire vivi da alcuni dei luoghi più pericolosi della Terra. Dovrò superare sfide difficili, in luoghi in cui non durereste un giorno senza le giuste abilità di sopravvivenza.